Ok, allora io partirei, proviamo a vedere la soluzione nel tempo che abbiamo circa tre quarti d'ora, che non è tantissimo. Parto dalla parte di programmazione, le domande di teoria, al limite se non abbiamo tempo di vederle, le vediamo poi via chat in seguito, no? Però la parte più interessante è il programma. Allora, questo qui aveva una parte iniziale, questo è il testo dell'esercizio, anche se formattato in un modo leggermente diverso, ma è sempre lui. Aveva una parte iniziale che di fatto serviva poco. La cosa che serviva di più era questa frase qui, che definisce che cosa sono le cime. Una cima all'interno di questa mappa, beh, chiaramente spiega che abbiamo una mappa di altezze. Una cima all'interno della mappa è un valore maggiore di zero in cui siano assenti dei punti adiacenti più alti. Ok? Quindi vuol dire che qui lo vedevamo, ad esempio era il 5, era una cima, perché tutte le caselle adesso adiacenti, in alto, in basso, nelle quattro diagonali, in questo caso valevano 4, che era minore di 5. E poi, infatti, c'era scritto nell'output che 5 è il valore di una delle cime che si trova nella riga 1, colonna 2. Riga 1, che era seconda, colonna 2, che era terza. Poi l'output ci faceva notare che c'era anche un valore strano, 196, che corrisponde a questo 1 messo in questa posizione, che è un valore di confine, di bordo, però è un valore maggiore di 0, i cui adiacenti, lui ne ha solo 5 di adiacenti, non ne ha 8, però quelli che ha sono tutti minori di lui, e quindi lui, anche lui, è una cima. Quindi un po' la complicazione del codice arriva proprio da questo fatto qui, che il numero di adiacenti, quando mi avvicino ai bordi della mappa, non sono tutti e 8, e quindi dovrò complicare il mio codice per gestire i casi particolari. Okay? Al di là di questo, ho il file mappa che molto naturalmente mi viene da leggere in una tabella di numeri. Quindi nel mio programma la prima cosa che farei è aprire il file open mappa.txt in lettura e la salvo in una tabella di numeri, quindi mi definisco una lista che chiamo mappa. Ciascuna riga del file corrisponderà a una riga della tabella, quindi for riga in file, leggo una riga per volta, ciascuna riga devo convertirla in una lista di interi. Ok? Quindi avrò i vari campi di questa riga che le ottengo, questa è una riga separata da spazi, i valori sono separati da spazi, quindi li posso ottenere facilmente con uno split, quindi riga.rstrip.split, e l'abbiamo già scritto 12 milioni di volte questa istruzione, che mi restituisce una lista di stringhe. Ok? Quindi mi restituirà questi campi. Saranno una stringa che è il 3 sotto forma di stringa, il 4 sotto forma di stringa e così via. Prima di fare l'append nella tabella principale mi conviene convertirlo in numeri interi. Ok? Quindi posso, ad esempio, io lo trovo veloce, fatto come una comprehension, ma int di x, for x in campi. Altrimenti semplicemente lo facciamo un ciclo for normalissimo, for i in range campi, len di campi, posso sostituire campi di i con int di campi di i, no? Questo se non mi ricordo o non ho voglia di usare la sintassi delle comprehension. Quindi possiamo commentarla, ma sarebbe la via più veloce. Ok, a questo punto ho questi campi che sono una lista di interi e la posso aggiungere alla mia mappa append di campi. Questo è il primo pezzo. File.close e proviamo a vedere la mappa se è corretta fino da qua. 3, 4, 4, 4, 3, 2, 1, 0, 0, vedete che sono interi, non hanno più le virgolette, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 1,
e direi che insomma sono loro, no? Sono questi numeri. Ok, quindi la prima parte ho letto nella, in questa mappa la matrice d'ingresso. Adesso devo andare a identificare le cime. Allora, il modo più semplice è quello di dire, ok, prendiamo uno a uno le singole caselle e per ciascuna casella ci chiediamo, sei tu una cima? Ok? Quindi, e se è una cima, la aggiungo a una struttura dati in cui poi andrò a stampare queste cime. Quindi una lista di cime, ad esempio, in cui andrò ad aggiungere per ciascuna cima nuova che trovo i tre valori che dovrò stampare, che sono l'altezza, la coordinata x e la coordinata y, cioè la riga e la colonna. O volendo anche solo la riga e la colonna, perché l'altezza, se voglio, me la vado a riprendere dalla mappa, ma quello è meno. Quindi questa posso immaginare che sia una lista che conterrà delle tuple, che sono proprio quelle che devo stampare, altezza, riga e colonna. O una lista di liste, come volete. Ok, il mio scopo adesso è andare a inserire in questa lista i valori corrispondenti alle cime effettive. Allora vado a prendere tutte le righe della mappa, tutte le colonne, non range mappa, scusatemi, ma range di len di mappa, mi dimentico sempre questo passaggio, len di mappa di R, e quindi qua RC mi danno tutte le coordinate delle caselle della mappa. Adesso devo chiedermi se quella casella è una cima. E effettivamente dovrei controllare mappa, dovrei fare una serie di if mappa di RC se è maggiore o uguale, maggiore o uguale di chi gli sta intorno, quindi di mappa di R-1C, ad esempio, che sarebbe la casella che sta sopra, R+1C, la casella che sta sotto, RC-1, RC+1, sinistra-destra, e poi le quattro diagonali, no? Otto confronti da fare. Il che non sarebbe neanche troppo difficile, questo AND, faccio tanti confronti messi in AND tra di loro. Il problema è che se io sono sulla prima riga, R-1 non lo devo usare, perché se la riga è 0, R-1 vale meno 1 e non è una riga valida della mia matrice. Okay? Quindi devo fare solamente i confronti che hanno senso. Quindi se sono all'interno della matrice, nella parte centrale, no? Della matrice, nella pancia, va bene, ogni elemento avrà 8 adiacenti e avrà 8 confronti. Ma se sono sulla prima riga avrò solamente 5 vicini, sinistra, destra e i 3 sotto, e non ho quei 3 sopra. Idem sull'ultima riga, avrò solamente 5 vicini, che però sono diversi ovviamente. Prima e ultima colonna ho anche io 5 vicini, sopra e sotto e le colonne più interne, ma non quelle più esterne, e nei 4 angolini ho solo 3 vicini. Okay? Quindi sembra che io debba risolvere o dividere il problema in 8 parti diverse. Centro, prima riga, ultima riga, prima colonna, ultima colonna e 4 angolini. Non sono 8, sono 9. Oppure, questo è un modo, no? Quindi vado prima a vedere se sono sulla prima riga, lo tratto in un caso particolare, se sono sull'ultima riga, lo tratto in un caso particolare, eccetera. Oppure un altro modo è quello di dire, facciamo il confronto se lo possiamo fare. E anziché cercare di mettere tutto in un'unica if, spezzo questa if in tanti piccoli confronti. Dicendo, supponiamo che sia una cima, trovata uguale true. E poi vedo, controlliamo con quello che mi sta sopra. Se quello che mi sta sopra, quindi se è minore, diciamo, se quello che mi sta sopra è, se io sono minore di quello che mi sta sopra, non sono una cima. False. Allora, e questo qua lo farò, questo codice qua, lo ripeterò 8 volte. No? Per le 8 direzioni.
E ogni volta che scrivo questo codice vado a controllare di poterlo fare, cioè che sia nelle condizioni di fare questo confronto. Quindi in questo caso se R è maggiore di 0. Top if. Se R è maggiore di 0 e la, map, la posizione riga colonna è più piccola della casella superiore e io so che questa casella superiore esiste, posso usare R-1 perché R è maggiore di 0, allora ho scoperto che non è una cima perché ha una casella superiore che vale di più. Okay? Allora questo qui mi fa sì che se per caso R fosse uguale a 0, io questa condizione non la vado a verificare e quindi di fatto salto il confronto e passo a quello successivo. Quindi replicando questo blocchetto qua, ovviamente 8 volte, perché non mi scampa nessuno al farlo 8 volte, io ogni blocchetto farà solamente i confronti che sono legali, diciamo così, per il numero, per il valore di R e di C. Quindi, ad esempio, se voglio prendere la casella sotto, R più 1, dovrò controllare che R sia minore della lunghezza della mappa meno 1, cioè il valore massimo che può avere è lunghezza meno 2. Ricordiamoci che la lunghezza della mappa meno 1 è il nome dell'ultima riga e io devo controllare di essere nella penultima se voglio andare ancora giù di 1. Quindi minore di len, ma magari per comodità nostra scriviamo, salviamoci che il numero di righe uguale alla lunghezza della mappa e il numero di colonne, così evitiamo ogni volta di scrivere len. Len di mappa di 0. Quindi è forse anche un pochino più chiaro. Se R, scusate, seconda volta, se R è minore di numero di righe meno 1. Minore numero di righe deve essere di sicuro, per stare dentro la matrice. Io però voglio stare dentro la riga precedente. E idem posso prendere la sinistra, if c maggiore di 0 and mappa rc minore di mappa di rc meno 1, quindi sto guardando a sinistra se non sono sulla prima colonna e trovo una violazione alla mia ipotesi di essere una cima, quindi metto trovata, cima trovata uguale false. Poi vado a destra, if c è minore di numero di colonne, meno 1, and mappa di riga, colonna più 1, è minore, scusate, mappa di riga colonna è minore di mappa riga colonna più 1, allora trovata. Uguale false, e ho le quattro direzioni cardinali. Adesso devo aggiungere 4 direzioni diagonali. È chiara la logica? Quindi se io non ho, sono sulla prima colonna, ad esempio, questo controllo non lo faccio. E quindi in questo caso farei solamente 3 controlli. Se fossi nell'angolo in alto a sinistra, questo controllo non lo faccio perché non è vero che R è maggiore di 0 e questo non lo faccio, quindi faccio solamente questi due. In ogni controllo che faccio, effettivamente, vado a vedere se per caso quella che pensavo che potesse essere una cima non lo è. E non lo è se la casella vicina, che io chiaramente ho controllato che esistesse, ha un valore maggiore. Quindi se trovo una casella adiacente esistente, il fatto che esista lo controllo con le coordinate, è maggiore e lo controllo con la seconda parte della condizione, mi dimostra che quella non è una cima. E allora questo mio flag lo metto a falso. Uso questo flag per riuscire a spezzare una if lunga, complicata, in tante if piccole, in ciascuna prendo un pezzettino. E alla fine vado a vedere che cosa mi è rimasto in mano. Trovata uguale true, solo se è sopravvissuta a tutti i controlli. E quindi tutti i vicini che esistevano non erano mai maggiori di lei. Quelli che non esistevano ovviamente non li vado a controllare.
Ok? Quindi devo ancora aggiungere altre quattro condizioni per le quattro direzioni diagonali, quindi if, allora vado in alto a sinistra e quindi devo controllare che R sia maggiore di 0 and C sia maggiore di 0 e a questo punto posso controllare se mappa di R e C non sia minore di mappa di R-1 C-1. Allora, nel caso in cui lo fosse, poi in alto a sinistra, in alto a destra, quindi controllo se non sono sulla prima riga e non sono sull'ultima colonna, visto che voglio andare in alto a destra, quindi C minore di numero di colonne meno 1, and mappa di RC, se fosse minore di quello in alto a destra, quindi mappa di riga meno 1, colonna più 1, allora non è una cima. E poi non mi rimane che duplicare ancora queste due righe per andare a prendere le due diagonali in basso, e quindi devo controllare, se vado in basso, devo controllare che la riga sia minore del numero di righe più 1, meno 1, cosa fai? Più 1. E a questo punto ovviamente vado a prendere non R meno 1 ma R più 1. Quando si fanno questi copia e incolla di solito si sbaglia sempre. Quindi siamo partiti dicendo tu sei una cima, ti ho trovata, e però devi superare una serie di test. Se ne fallisci almeno uno non sei una cima, se non li fallisci nessuno allora hai dimostrato di essere davvero una cima. E allora ti aggiungo alla mia lista di cime. Cime.append e ci aggiungiamo la tupla fatta dall'altezza di questa cima, mappa di RC, che l'abbiamo controllato con tutto quello che aveva intorno, RC. Okay, qui metto una doppia parentesi tonde, perché la prima parentesi tonde sono quelle della funzione append, le seconde parentesi tonde sono quelle per costruire la tupla. Quindi possiamo andare a vedere, print di cime, cosa abbiamo creato, il mostro che abbiamo creato, se il programma funziona. E beh, sono pirla io, perché ho fatto tanto lavoro su trovata, poi non ho controllato se trovata era true. Quindi non devo aggiungere, io ho aggiunto tutto. No, invece devo solamente aggiungere quelli che hanno sopravvissuto i controlli, che sono 512, 446, 181, 093, sono un po' troppi direi per i miei gusti. Allora, 512 lo sapevamo, 446, quindi riga 4, 1, 2, 3, 4, 6 e questo qui e ci piace. Poi abbiamo 181, lo sapevamo, 093, mi piace poco, 093. È uno 0, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3, e beh, oh sì, mi sono dimenticato di una condizione in più, che il valore della cima dovesse essere maggiore di 0. C'è scritto nel testo. Infatti questo 0 qua, è 3, scusami, questo 0 qui è circondato solo da zeri che non sono maggiori di lui. Quindi bisogna fare attenzione perché il testo diceva che non sei una cima se c'è qualcuno maggiore di te, quindi l'uguaglianza andava bene. Prima no, perché c'era questo uno che lo uccideva, questi zeri, ma questo qui rimane. Però devo controllare ovviamente se mappa di RC maggiore di 0 and trovata . Ok, quindi a questo punto ho i valori, quattro valori che devo stampare. Avevo dimenticato quella condizione. In realtà questo mappa RC maggiore di 0 lo potrei anche mettere all'inizio di tutto. Cioè se è 0 è inutile che vado a fare gli altri confronti. Però vabbè, me ne sono accorto dopo, l'ho infilato dopo.
Fatto questo, adesso devo semplicemente stampare l'output nel formato giusto, ma questo è facile perché basta che vada a prendere for cima in cime, vado a stampare tre numeri che sono cima di 0, cima di 1, cima di 2, li ho già pronti e quindi li stampo così. E poi devo stampare l'altezza media delle cime. Giusto? Allora, per stampare l'altezza media devo calcolarmi, non ho le altezze in una lista da qualche parte di cui posso fare sum direttamente, e allora mi faccio la somma a mano, una per una, quindi mentre stampo posso farmi la somma, somma uguale somma più cima di 0. E alla fine, dopo che ho stampato tutta questa roba, dentro somma ci sarà il valore totale e quindi potrò stampare che l'altezza media, come devo dire, sì, l'altezza media sarà semplicemente somma diviso la lunghezza della lista di cime. Okay. Fine. Poi vabbè, ho barato, perché questo qui l'ho già letto, studiato ieri, lo sapevo già, ci avevo già ragionato e l'altra settimana l'avevo già anche risolto, quindi sapevo già la soluzione. Però, per dire, questa era forse una soluzione, forse una delle più rapide, e come vedete siamo arrivati sulle 50 righe di codice in totale. Questa è più o meno la complessità a cui dobbiamo arrivare. La difficoltà di questo esercizio è semplicemente di cercare di non impelagarsi in tutti questi confronti. Io ho fatto questa strada, ho visto che molti di voi invece hanno fatto strade molto diverse, tipo quella di appunto fare un if con le 8 condizioni che vanno benissimo. Il problema è che rendiamoci conto che se tu fai la if con le 8 condizioni funziona solo se sei nella parte centrale della matrice. E quindi devi controllare a monte altre 4 condizioni che ti dicano che sono effettivamente nella parte centrale della matrice, oppure lavorare con i range in modo che l'indice di riga e l'indice di colonna non parte da 0 e vada a n-1, ma parte da 1 e vada a n-2. E quello ti restringe il lavoro all'interno della parte centrale. E poi hai tutti i bordi da smazzarti uno per uno. Quindi alla fine erano diversi blocchi diversi da testare in alternativa a seconda di quale porzione della matrice fossi. Io ho cercato una soluzione un pochino più generale, forse un pochino più veloce da fare, ma insomma, una volta che uno si è impostato un ragionamento, poi va avanti, diciamo, non dico che dovete farlo così, no? Ci poteva benissimo fare, anzi io ho preferito farlo così proprio per mostrarvi qualcosa di diverso rispetto a quello che la maggior parte di voi ha visto che stava impostando. Però va benissimo anche come l'avete fatto voi, come l'ha fatto la maggior parte di voi, non è un problema. Fate solo attenzione quando fate queste cose sulle matrici a controllare 6 volte il più 1, i meno 1, perché soprattutto quando uno fa poi copia e incolla di porzioni di codice è facilissimo sbagliare, no? Dimenticarsi di correggere un indice. Ok, commentiamo i 2 print che abbiamo fatto solamente di verifica intermedia. Ci sono domande? Qualcuno che non è d'accordo con ciò che ho fatto, oppure vuole dirmi i problemi che ha avuto? È chiaro che il primo quarto d'ora era nel capire il testo, no? Perché cosa mi chiedeva il testo? Che questo non era un esempio di chiarezza. Dimmi. Io all'inizio non avevo convertito i valori in int. Ok. Comunque il contrattivo è che c'era, quindi anche tra stringhe lo fa comunque. Certo. Allora, quello che lui dice, lo ripeto per registrazione, è che l'avevi fatto dimenticando, oppure volutamente, non convertendo i valori in intero. E quindi il programma funziona, se io togliessi questo int, il programma funziona quasi tutto, la media non la fa ovviamente, perché la divisione non la posso fare, ma il problema è che questi confronti qua diventerebbero confronti tra stringhe. Allora, fin tanto che ho nella mappa dei valori compresi tra 0 e 9, va bene, ma
ma se cominciassi ad avere dei valori maggiori di 10, confrontare due stringhe e confrontare gli interi corrispondenti non dà lo stesso risultato, perché 10 te lo troverebbe più piccolo di 2, quindi sarebbe un errore. Anche altri, magari lo ripeto, nei testi noi cerchiamo sempre di mettere, non cerchiamo, mettiamo sempre un esempio. Però il programma che facciamo non deve risolvere l'esempio, deve risolvere anche l'esempio, ma deve risolvere tutti i casi possibili. Ok? Perché sennò basterebbe fare un programma che facesse questa print qua e l'abbiamo risolto. Eh sì, però questo programma funzionerebbe solo con questa esatta matrice. Quindi anche dei casi che non sono previsti dall'esempio, ma che possono capitare, no? Adesso mi è venuto in mente, lui mi aveva fatto vedere prima, cosa capiterebbe se io avessi, che so, due cime sulla stessa riga o sulla stessa colonna, oppure due cime adiacenti, oppure nell'angolino. Allora, noi qua abbiamo già messo una cima sull'ultima riga proprio per mettere la pulce nell'orecchio, attenzione che quando sono sui bordi devo ragionare in un modo diverso. Però possono esserci n casi particolari che ad esempio non si vedono, però, come ad esempio il fatto che qui i numeri sono tutti piccoli, massimo 5, ma il testo, perché ciò che fa, scusate il gioco di parole, ciò che fa testo è il testo. Quindi lui mi dice che le altezze sono numeri interi, positivi. E i numeri interi non sono limitati al 5. No? Nell'esempio sono limitati al 5 per semplicità, però potrebbero anche essere 10.000. Quindi il fatto di trattarli come stringhe non andava bene in questo caso. Okay? Altre osservazioni? Ok, allora se non ci sono altre osservazioni proviamo magari rapidamente a dare un'occhiata alle domande di teoria, se tempo scaduto, va bene, lo rifaccio. Ok, allora la domanda 1 è: si considerano i numeri binari questi qua, 10 e 111000, si esegue la somma A più B verificando se si verifica una condizione di overflow. La cosa importante è che i numeri binari sono rappresentati in complemento a 2. Perché l'operazione di somma la posso fare a prescindere, ma il ragionamento sull'overflow dipende dal fatto che siano codificati in complemento 2 oppure in binario puro. Allora, qui ho i numeri che sono 101001, li scrivo qua, 101001, che è il mio valore di A, e poi il valore di B che è 3 uni e 3 zeri. Allora, se io faccio la somma di A più B, cosa ottengo? Beh, parto da destra, 1 più 0 fa 1, senza riporto, 0 più 0 fa 0, 0 più 0 fa 0, 1 più 1 fa 0 col riporto di 1, quindi ho un riportino qua, ops. Quindi questa colonna avrò 0 più 1 più 1 di riporto che fa di nuovo 0 con 1 di riporto, e in questa colonna avrò 1 più 1 più 1 che fa 3, cioè 1 con un riporto che viene perso. Non lo dovete scrivere, perché il risultato, il calcolo viene fatto su 6 bit e il risultato deve essere su 6 bit. Non c'è, punto, finisce lì. Okay? Il risultato è questo. Adesso ci chiediamo, questo risultato è corretto oppure no? Allora, qui siamo in complemento a 2, quindi il fatto che ci sia o non ci sia stato un riporto non ci interessa. Andiamo a vedere i segni. A più B, abbiamo fatto A più B. A cos'è? È un numero negativo a cui ho sommato B, che è un numero negativo, no? Lo vedete che ce lo vedo qua, 1 è negativo, l'altro 1 è negativo, più, e ciò che ho ottenuto un numero che è negativo. A più B è venuto negativo, perché qui inizia con 1 qua davanti.
Quindi l'operazione è corretta. In complemento 2 l'operazione è corretta tutte le volte che i segni tornano. Quindi se sommo due numeri positivi il risultato deve venire positivo, se venisse negativo è overflow, se sommo due negativi il risultato deve venire negativo, se fosse positivo è overflow, se sommo un positivo con negativo, chi se frega, il risultato è sempre giusto, perché il segno può essere qualunque. Quindi in questo caso, poiché i segni tornano, non c'è stato overflow. Punto. Poi, in più, tanto per farci perdere un po' di tempo, il testo ci chiedeva di convertire inoltre l'operandi e il risultato in base 10. Vabbè. Allora, qui siamo su 6 bit, quindi A è uguale a meno, dunque, 1, 2, 4, 8, 16, 32, più 8, più 1. Quindi meno 32 più 8 fa meno 24, più 1 fa meno 23, se non sbaglio. B uguale meno 32 più 16 più 8, che fa, se non sbaglio, meno 8. E A più B, il risultato, fa meno 32 più 1, cioè meno 31. E per fortuna anche in base 10, 23 e 8 fa 31. Ok? Vi quadrava? Benvenuto a tutti? Ok, seconda domanda di teoria chiedeva spiegare brevemente la funzione dei registri presenti nell'unità operativa di una CPU. Ok? Allora, i registri, io avrei detto che i registri sono una quantità di memoria, una memoria di ridottissime dimensioni, direttamente collegati alla unità aritmetico-logica. Ok? Quindi ogni operazione aritmetica lavora, diciamo, opera sui dati contenuti nei registri. E quindi in qualche modo, se io devo fare sommare dei valori, devo prima prendere il valore dalla memoria e lo metto in un registro, in modo che l'unità aritmetica logica è connessa al banco dei registri, ma non è connessa alla memoria principale. Quindi tutti i dati su cui devo fare le operazioni devono essere messi nei registri, e quando sono nei registri l'unità aritmetica logica può fare somma, sottrazione, divisione, tutte le operazioni che vengono fatte, e volendo sono anche, no, possono essere usati per memorizzare, anche per memorizzare dati di utilizzo immediato, in quanto sono la memoria più veloce che c'è a bordo del calcolatore. Cioè, se io calcolo un valore in un'istruzione e riuso lo stesso valore la riga sotto, non vale la pena di prendere questo valore e memorizzarlo nella memoria centrale per poi andarlo a rileggere, facendo due accessi in memoria, me lo tengo in un registro, e quindi i registri possono salvare dei risultati temporanei dei calcoli se so che li devo usare subito dopo, perché sono appunto la memoria più veloce che ho e più vicina, diciamo qua, così, all'unità aritmetico-logica. Dimmi. Sì, scusami, parlo di unità aritmetico-logica o unità aritmetico-logica di numeri, diciamo così, floating point, quindi intera e reale. Poi al giorno d'oggi sono le unità aritmetico-logiche, perché i processori multicore hanno un banco di registri e un gruppo di unità aritmetico-logiche, alcune in virgola intera, alcune in virgola mobile, che vanno a pescare i valori. Sì, sì, assolutamente. Ok? Poi la terza domanda cosa chiedeva? Non mi ricordo. Ah, quali sono in Python i tipi di dato validi per gli elementi contenuti in una lista e gli elementi contenuti in un insieme?
Questa è una domanda molto facile, spero, nel senso che una lista può contenere qualsiasi tipo di dato di valore tra i suoi elementi, mentre un insieme può contenere solamente dati che siano immutabili e come avevo scritto, cioè sono dati hashable, che vuol dire che devono essere immutabili e, come ho scritto sulla slide, non mi ricordo la parola che avevo usato, vabbè, ad esempio devono essere tuple, possono essere tuple, possono essere stringhe, possono essere interi, numeri interi. Non possono essere, diciamo così, non possono essere, no, liste, dizionari, insiemi a sua volta. Tecnicamente potrei anche metterci dentro dei numeri reali, quando parlo, scusate, di interi, ho scritto interi non numeri. Tecnicamente posso anche metterci dentro dei numeri reali, ma l'utilità è abbastanza rara, proprio perché l'insieme si basa sull'appartenenza esatta di un elemento, o appartiene o non appartiene. I numeri reali invece lavorano sempre sull'aritmetica approssimata, quindi non è mai opportuno, no, usare l'uguaglianza esatta sugli insiemi. Quindi, però tecnicamente potrei usarli, poi non è utile ai fini pratici. E questo concludeva, diciamo così, le risposte alle tre domande. Quindi, grosso modo, così vi siete fatti anche un'idea, no, del tempo da dedicare alle varie parti dell'esame. Ok, questa parte qua, questo esercizio qua rimarrà online, come vi ho detto, quindi se qualcuno non è riuscito a farlo può provare a farlo. Se no vi consiglio, avete visto che alla fine il funzionamento è uguale a quello di PyCharm. Se avete avuto, lo dico a chi è in aula ma anche a chi stavolta la registrazione, delle difficoltà particolari, degli intoppi, qualche problemino nell'uso del sistema, fatemelo sapere, così lo comunichiamo per tempo ai tecnici e cerchiamo di evitare qualsiasi problema durante l'esame. E quello che vi consiglio di fare è fare gli altri esercizi che vi abbiamo pubblicato di, diciamo, simile esame, sia sulla parte di teoria sia sulla parte di programmazione, così nella settimana che ci rimane a gennaio possiamo vedere insieme le soluzioni magari di quelli più critici. Ok, credo che nessuno si offenda se terminiamo 8 minuti prima dell'ora. Grazie per avermi fatto compagnia anche oggi, e buon Natale e buone feste a tutti. E vaccinatevi, così a gennaio torniamo in aula e non facciamo cose brutte.